Allora, benvenuti a questo chatbot, a questo meetup del chatbot Milano, la Super Motion. Sarebbe il nostro quarto meetup, ne abbiamo tenuti già tre, diciamo, della nostra serie regolare, che facciamo uno al mese, di solito l'ultimo giovedì del mese, quindi abbiamo fatto settembre, ottobre e novembre, e adesso stiamo facendo questo. I nostri meetup, come spiegavo prima, li facciamo in via Benini 42 presso la sede di Linkmeet di Micamai. Se vi interessa potete andare su meetup.com, cercate Milano Chatbots e vi registrate, così vi arrivano gli annunci. Il prossimo, se questo non vi fa scappare, sarà il 15 dicembre e abbiamo già il programma. Cosa si traccia? I chatbot. Allora, ci sono state varie unità tecnologiche nel corso degli ultimi 20-30 anni. Una è quella dei personal computer, che sono partiti a metà degli anni 80, magari anche prima, ma nella forma in cui sostanzialmente li conosciamo anche adesso, per il desktop, metà anni 80 più o meno. Ed è un'onda che va avanti ancora adesso. Poi a metà degli anni 90 è partita l'onda del e va avanti ancora adesso, è cresciuta più rapidamente di quella dei computer, non fosse altro che perché i computer già c'erano sul punto del web. Gli smartphone nella loro forma attuale sono iniziati nel 2007 e non è stata ancora più rapida di quella del web, anche se ognuno ha dovuto comprarsi lo smartphone prima di poter beneficiare di tutte le app e tutte le altre cose che facciamo sempre con i nostri telefoni. La prossima onda potrebbe essere quella dei chatbot e verosimilmente sarà molto più rapida perché abbiamo già tutte le tecnologie, in alcuni casi letteralmente in mano, altre volte sulla scrivania, abbiamo tutte le tecnologie per usarli, perché ci sono i chatbot dentro i telefoni, i chatbot nei computer, chatbot nei siti web, un po' nelle automobili, sulla scrivania sotto forma di device fatti ad hoc, un po' qualsiasi cosa. Mille forme diverse hanno i chatbot, ma oggi in particolare guarderemo quella che di fatto è più comune, ovvero il chatbot dentro un telefono. E tipicamente i chatbot dentro i telefoni si fruiscono almeno qua in Europa dentro o a Facebook Messenger o a Telegram. Poi ci sono altre piattaforme che in altri paesi del mondo sono più popolari, però diciamo nel mondo occidentale queste. Si spera sempre che arrivi anche la possibilità di fare bot su WhatsApp e magari esattamente con la stessa API di backend che permette di farlo su Facebook, visto che sono della stessa azienda adesso. Speriamo a vedere. Comunque, una cosa su cui voglio farvi riflettere è questa proporzione, ovvero l'idea è che i bot, i chatbot, faranno alle app quello che il web ha fatto il desktop, che non è stato farlo scomparire, perché comunque il desktop è stiamo usando. Siti web che abbiamo usato. Chi di voi non ha usato il sito web di CodeMotion almeno una volta? Non vedo alzarsi mani, quindi il web ancora esiste. Le app però si usano e si continueranno a usare anche dopo che i bot avranno preso, non dico il sopravvento, ma avranno preso piede per davvero. Quello che faranno i bot sarà un po' quello che il web ha fatto il desktop, dicevo, ma in che senso? Nel senso che avranno meno funzionalità. Il web, soprattutto quando è partito, aveva meno funzionalità delle applicazioni desktop, ed è ancora così, tutto sommato, no? Però permette uno sviluppo software più rapido, e lo stesso è per i bot. Perché? Perché comunque sono più semplici. Era più semplice fare il sito web che costruire un'applicazione desktop. Ed è più semplice fare un bot che costruire un'app, a parte magari certe cose del bot tipo NLP, Natural Language Processing, le parti di un po' di intelligenza artificiale che
comunque per le app non sono tanto comuni e che sono magari più tecnologie più prettamente da voi. Se lo sviluppo è più rapido, tipicamente ci sono meno costi, che fa piacere ai clienti e permette anche di raggiungere più utenti. Altra cosa che fa piacere ai clienti è perché? Perché ci sono clienti, utenti anzi, che un'app non se la installerebbero, perché magari hanno un telefono vecchio su cui le app non si installano perché o vanno troppo lenti o perché non hanno più memoria per metterle. Però Telegram in Italia magari non tantissimi, ma Messenger di Facebook sicuramente ce l'hanno, WhatsApp pure, cioè delle applicazioni di chat in cui possono girare i bot ci sono. Ci sono bot anche dentro Skype, anche se pochi lo sanno e pochi lo fanno. E dal punto di vista dello sviluppatore ci sono meno problemi a fare bot che a fare app, non solo perché la programmazione è un po' più semplice, ma anche perché non bisogna passare dall'Apple Store, dal Google Play, comunque da tutta una serie di controlli, anche di fatiche, di registrazione, invio dell'applicazione, risposte ad eventuali obiezioni che ti fanno quando la vuoi pubblicare, insomma tutta una serie di problemi che qua non ci sono. Vuoi pubblicare una nuova versione del bot? Beh, è come la nuova versione del sito web. Fai una modifica ed è subito online. Vuoi modificare l'app? Io la aspettare. Quindi, meno problemi e anche la possibilità di raggiungere più canali. Si può fare un bot che va istantaneamente su più canali. Per esempio, se si fa un bot Messenger, va subito sul telefono e subito anche su Facebook, perché la sua pagina Facebook su cui da web si può andare e parlarci, oltre che l'applicazione Messenger web. E comunque si possono fare anche bot che sono multicanale su più chat, cioè questa mattina in uno dei lab che ci sono stati avevamo fatto in un attimo un bot che faceva Hello World o poco più, però in un attimo abbiamo fatto questo bot che usciva su Telegram, su Messenger, su Skype, a seconda di quale API key si aggiungevano, perché dietro c'è un framework che permette di farlo. Comunque, diciamo, questo è un po' il momento per lanciarsi nei bot e ci sono tante iniziative. Prova ne è il nostro meetup che nel giro di 3 mesi è arrivato al tipo da 0 al 30 di agosto a 400 utenti iscritti oggi, meno di 50 persone al meetup e quindi insomma vuol dire che c'è interesse. Ci sono vari eventi tra cui questo, anche Commotion che ha invitato il gruppo qua in un segnale, se qualcuno è di Napoli o della zona sabato prossimo c'è un chat bot day a Napoli.